Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, si è conclusa da poco la partita Pisa-Regina all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, iniziata alle ore 14. Prima di andare ad analizzare la partita, io vi ricordo una cosa ragazzi, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, che dire, Pisa scende in campo, non lo so, con l'idea di studiare l'avversario. Comunque, al secondo minuto abbiamo visto due colpi di destro di Palombi, ma non riescono a trovare la rete, quindi non sono stati incisivi. Al quinto, Okonkwo per la Regina su un errore difensivo butta fuori. Vabbè, insomma, ci va ancora bene. All'ottavo, brivido per il Pisa, perché Bellomo si ritrova davanti solo, poi niente, butta fuori. Poi occasione per il Pisa con Marin al 14esimo, ma non riesce ad insaccare. E Marin un bel primo tempo ha fatto, un bel primo tempo, ha giocato bene, mi è piaciuto oggi, che oggi Marin anche la volta scorsa con l'Ascoli, e quindi ha, diciamo così, ha ribadito, diciamo, la bella prestazione di gara. E un Pisa che si è trovato un po' in difficoltà in 10 minuti, ecco. E poi l'occasione veramente d'oro capita alla Regina al 21esimo, con Bellomo, e anche lì Lisi è in ritardo e comunque Bellomo sbaglia e va bene così. Poi che dire, niente più, ecco, diciamo così. Qualche occasione per noi, qualche occasione per la Regina, ma il primo tempo io direi che si chiude sullo 0-0, giusto, diciamo così, quindi niente, le formazioni tornano in campo e Gucker al 47esimo, di poco fuori, al 65esimo, secondo me, un intervento su Marconi da parte di Krstić, per me era rigore tutta la vita. Non me ne vogliate gli amici della Regina, ma per me il rigore era netto. Va bene, l'arbitro non è del mio stesso avviso e quindi niente, va bene così. Poi al 77esimo, bravo Matsura. All'85esimo, Lisi spedisce su Marte. All'86esimo, bravo Benedetti su Rivas, insomma, compie un intervento. E che dire, Folaruscio corre a tutto campo per la Regina, bel giocatore, insomma. Comunque, una partita tattica per entrambe le squadre, secondo me. Poi si passa alle sostituzioni. Siega per Quaini, Birindelli per Belli al 62esimo, ma non cambia la musica non cambia. Poi al 72esimo Mastino per Mazzitelli. E quindi dopodiché Matsura per Palombi e De Vitis per Gucker al 76esimo. Queste sono state le sostituzioni del mister, che ha effettuato il mister, ma in definitiva la partita non svolta, ecco, diciamo così, non riesce Pisa a trovare la via, e poi anche la Regina entra a crisi di Rivas, Sintium e Denis, quindi anche la Regina avrebbe voluto, insomma, era spinta e proiettata per vincere la partita, ma in definitiva sono state le due squadre, hanno tenuto, diciamo, il gioco più chiaro si è rivolto al centrocampo, alla tre quarti, ma oltre, quando si andava poi, insomma, a definire, io vi metto in sovraimpressione diciamo così, la formazione del Pisa iniziale, e insomma alla fine quando si andava poi a concludere, non, per entrambe le formazioni non ci sono stati, sì, un tiro, barra due in porta, ma niente di più. Ecco, quindi diciamo così, una partita per entrambe le formazioni che alla fine cercavano un punto l'hanno trovato, e quindi secondo me, cioè, alla fine è andata bene, cioè, o comunque è stata bene sia da una parte che dall'altra, indipendentemente da tutto, ma anche i subentrati non hanno trovato gli spazi giusti, anche perché comunque la Regina chiudeva bene. Pisa di solito visse parte da fondo campo, ma non, la Regina non dava modo. Comunque è una squadra che è cresciuta tanto, rispetto alla, insomma, ha fatto degli innesti, ha
a gennaio saranno non indifferenti, insomma una formazione che comunque è cresciuta tanto, è una formazione di tutto rispetto e secondo me troverà anche la via insomma per risalire la china, cioè, nel senso comunque si salverà, ecco, secondo me è una formazione che alla fine la regina sicuramente troverà la salvezza indipendentemente da tutto, è una formazione che ripeto sicuramente troverà la salvezza, ma comoda, va bene, non credo, insomma non credo alla fine, sì, poi ci sono stati tanti discorsi, ma perché giochiamo l'infrasettimanale, ma giochiamo l'infrasettimanale come lo giocano tutte le altre squadre, cioè non è che discorso Covid, va bene, è rimasto un po' discorso Covid, video, diciamo, insomma, vabbè, Soddimo, poi insomma, ecco sì, stanno facendo tamponi, controlli anche su Meroni, insomma, sì, ma alla fine, insomma, non è quello che poi incide, cioè, nel senso, le partite si giocano, insomma, si giocano con l'infrasettimanale come le giocano tutte, cioè, quindi, cioè, non voglio dire, no, oggi Pisa è così, insomma, è stata una partita tattica per entrambi, una partita che insomma né il Pisa né la regina sono stati arrendevoli, volevano i tre punti, io secondo me sia da una parte che dall'altra, poi alla fine non hanno trovato, diciamo, non hanno trovato la via della vittoria, ecco, diciamo così, noi non l'abbiamo trovata per un verso e la regina non l'ha trovata per un altro, comunque due formazioni che secondo me, di tutto rispetto, sia al Pisa che la regina. Ecco, quindi un pareggio che alla fine trova il beneficio del consenso. Voi mi dite, ma vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Io vedo il bicchiere mezzo vuoto, ecco, diciamo così. Perché a prescindere che ora si gioca le partite in casa o fuori casa, praticamente è uguale, perché non essendoci il tifo, non essendoci il pubblico, insomma, non... Sì, abbiamo detto più volte, sono praticamente come se tu giocassi sempre in casa, cioè non c'è più quel che, e anche questo secondo me incide sulle partite, va bene, discorso chiuso. Ora io mi voglio far vedere un attimo il tabellino di quello che è stato. Allora, i tiri totali sono stati 8 per noi, 9 per la regina, i tiri in porta 3 per noi e 2 per la regina, assist 0-0, giustamente, poi ci sono stati fuori gioco, insomma via via discorrendo, alla fine gli angoli 4 per noi, 6 per la regina, insomma una partita che tutto sommato era pronta dal pareggio, ecco, a meno che, ecco, l'unica cosa forse che poteva essere era magari un episodio che poteva magari far svoltare la partita o da una parte o da un'altra, perché secondo me chi prima segnava la partita, bastava che segnasse una delle due e poi la partita non sarebbe più, cioè non penso che poi insomma grosse cose non ci sarebbero state, ma così non è stato, quindi la partita è finita sullo 0-0, ripeto, e concludo, un pareggio che alla fine accontenta entrambi. Bene, uno sguardo alla classifica, in alto vediamo Empoli 49, e poi Monza, adesso mi sto parlando, Monza sta vincendo, quindi va è a 47. Per quanto riguarda il fondo classifica, Pescara ha perso, quindi la Spalla ha vinto, la Spalla è salita a 41 e niente, che dire, Pisa è a 37, ma alla fine, ripeto, a noi va benissimo così, perché io ripeto, piedi a terra, testa bassa, per noi l'importante ora come ora è raggiungere prima la salvezza, prima si raggiunge meglio, quindi abbiamo mosso comunque la classifica, abbiamo preso un punto, siamo a, ripeto, a 37 e quindi, cioè, va bene così, insomma alla fine per noi va bene così e mancano insomma le 10 partite, quindi siamo sempre noi, ci dobbiamo avvicinare a 44-45 punti, quella è la zona salvezza, ecco, cioè voglio dire, quindi prima si raggiunge meglio e dopo poi quello che viene, insomma ora poi dovremo affrontare comunque Cittadella e poi dovremo affrontare la Spalla e non vado oltre,
Mi fermo qui perché ci sono queste due partite e saranno due partite toste. Allora, nella considerazione che con Cittadella all'andata ne abbiamo prese 4 e con la Spal ne abbiamo presi 4, se vi ricordate. E quindi, insomma, bisogna anche cercare di riscattarsi, insomma. E quindi, cioè, niente. Insomma, poi insomma, il Pisa è cresciuto da allora, insomma. Quindi, insomma, anche Cittadella mi sembra un po' in difficoltà, insomma, anche viste le ultime. Quindi, insomma, vedremo. Affronteremo prima Cittadella e poi testa alla Spal. Anche nella considerazione che le partite c'è l'infrasettimanale. E quindi ora affronteremo Cittadella venerdì con l'anticipo alle 19, dopodiché affronteremo la Spal in anticipo alle 21 lunedì. E quindi ci risiamo con una partita dietro l'altra, ecco. E quindi non so, magari il mister effettuerà un po', insomma, turnover e via discorrendo. Speriamo di, ecco, io mi auguro di prendere minimo, cioè la quota minima, 2 punti. Se si riuscisse a vincere con qualcuno, siamo a 37, andremo a 40 e magari un pareggio, magari che ne so, con la Spal, io ipotizzo. E allora 41, insomma, allora sì che si può dire che siamo tanto tranquilli, di più. Speriamo almeno, sia cioè, il minimo sindacale, 2 pareggi, 2 punti e vai a 39. Insomma, poi abbiamo altre partite. E, insomma, abbiamo detto, ho detto mi fermo qua, ma se poi andiamo a vedere abbiamo il Pordenone e poi affronteremo il Pescara se non erro in casa. Vabbè. Quindi, insomma, non andiamo troppo oltre perché se no, insomma, facciamo lunga, ecco. Comunque io spero che i ragazzi, insomma, alla fine si riscatteranno sia con Cittadella che con la Spal. Ecco, questo io mi farebbe tanto tanto piacere. Bene ragazzi, io per questo video la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Ripeto, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E io vi ricordo una cosa. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene ragazzi, alla prossima disamina.